back in ETV. Benvenuti a tutti qui Balconi TV Trento, io sono Fabrizio, trasmettiamo oggi dalla splendida terrazza del Rifugio Bindesi e siamo in compagnia degli Howlin' Pussy Experience che ci presentano il loro brano Peyote. Buon ascolto. Side of the street, desert is cold, they don't move, killing the time, so dreaming the fear of gold, something that can set me free. Over the dust I can see a shade that resembled a dream. Through there's a strange gleam to a place, the place that I want you to be. Turn the light on, feel it rising, it's bright and now I see. I'm ready to scream. Ah! Hit the thumb and move your head. Ragazzi, paura, devo dire sorprendente, il muro di suono c'era tutto, Enrico, presenta il resto della band.
Allora, al basso, mister Mattia Scarabottolo. Alla chitarra, il sole unico, Stefano Mosna. E alla batteria, il nostro Mr. McNeedle, Stefano Malchiodi. Molto bene, Enrico. No, dicevo, il sound c'è tutto, cioè c'è questo suono potentissimo, molto rock. Adesso chi ci sta seguendo non ha ovviamente idea del volume che c'era su questo palco, ma devo dire che oggi il nostro balcone rocks. Oggi Balcony TV Trento rocks. Enrico, parliamo un po' del vostro progetto, di quello che siete, della vostra storia, un po' quello che avete in ballo adesso. Allora, noi siamo nati più o meno 3 anni fa ormai, forse anche un po' di più. E niente, il nostro progetto appunto è quello di avere una musica di forte impatto, però anche spontanea. Cioè noi, tutti questi pezzi che noi abbiamo poi incluso nel nostro primo album, che uscirà a giugno, sono venuti alla fine fuori in 2-3 jam. Poi ovviamente li abbiamo sgrezzati, però le idee sono nate tutte da delle jam. E quindi tentiamo di sempre mantenere un po' questo spirito nella nostra musica. E le nostre influenze sono varie, però comunque diciamo che prendiamo più spunto dal desert rock o magari anche dal grunge. Quindi abbiamo dei riferimenti che sono i Soundgarden, i Clutch, gli Audioslave e i Rage Against the Machine, e meno il rock classico, cioè degli anni 60-70, anche se ovviamente abbiamo comunque come riferimento i Led Zeppelin, i Deep Purple e tutti i grandi gruppi di quell'era lì. Quelli bravi. Sì. Niente, ragazzi, allora io la prima domanda che mi viene da farvi è: avete appunto questo brano incluso in un album? Avete qualcosa in ballo in particolare? Allora, noi abbiamo un album che uscirà appunto a giugno e ci sono 8-9 brani e sono più o meno tutti su questo stile, e è il nostro primo album. Wow. Avete Facebook, pagina Facebook, avete tutto? Siete online? Siamo online. Ci hanno anche un po' censurato per il nome, infatti su Facebook non ci trovate come Howling Pussy, ma ci trovate come facebook.com/Howling Puss. Insomma, era immaginabile, comunque, era anche un po' inevitabile. E, niente, quindi state lavorando ad un disco, ha detto che sarà pronto per giugno, ok. Sono visibili sul vostro Facebook, immagino, anche tutte le date, suonate parecchio? Ma in realtà non suoniamo moltissimo, nel senso che suonare con dei certi volumi è molto difficile nei locali che ci sono in giro. Per cui appunto tentiamo sempre, abbiamo deciso col tempo di fare poche date, però di godersela, e quindi di suonare veramente dove si può suonare full blast. This is rock and roll. Bene, ragazzi, io non so se volete aggiungere qualcos'altro. Scara, vuoi dire qualcosa? Niente, magari che l'unica cosa è che il disco possiamo dire di essere orgogliosi di averlo fatto su nastro, no? Tutto in analogico, che nel 2017 non è una cosa proprio scontatissima. Tutto lì. Assolutamente, assolutamente. Beh, il vostro sound devo dire che è molto rock. Infatti prima ascoltavamo questo muro di suono, questo e quello lì, effettivamente è rock. Questo è il setup rock, giusto? Ragazzi, con questo noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Enrico, torna a ripetere tu il nome della band, perché Howling Pussy Experience devo dire che è abbastanza difficile. Noi vi ringraziamo tutti voi e invitiamo il pubblico che ci segue da casa sempre a seguire il nostro canale YouTube, i nostri social di Balcony TV International e Balcony TV Trento. E come sempre noi vi salutiamo con un Stay With Us. Balcony TV.